Le parole, il significato delle parole evolve nel corso del tempo, nel corso degli anni. La parola negro era una parola comunemente usata negli anni 40, negli anni 50, nell'Italia dei Watussi. Perfino Giosuè Carducci la usò nelle sue poesie. E tu stesso in Angeli Negri l'hai usata senza alcuna connotazione razzista. Oggi il significato di questa parola, Fausto, è profondamente cambiato. Va bene. Allora non prenderne atto e non stigmatizzare l'uso, purtroppo, che non si può più utilizzare questa parola oggi, perché noi tutti abbiamo sotto gli occhi quello che è accaduto nel mondo. Pensa a Indianapolis, pensa a quel poliziotto che ha messo i suoi piedi sulla faccia di un negro e lo ha fatto morire, capisci? Cioè tutti noi abbiamo quelle immagini, poi sappiamo tutti che tu non sei quella roba lì, non vogliamo fare un processo alle intenzioni che non ci sono, però non possiamo permettere che in un programma come questo, che arriva nelle case di milioni di italiani, che arriva nelle orecchie di milioni di ragazzi, certe parole, questa parola in particolare, che è simbolo di apartheid, di razzismo, di emarginazione, possa passare, possa essere usata con leggerezza. Non ce lo possiamo più permettere, Fabio. Mi sembra però, che è l'aia che ho sottolineato, che io con il razzismo non c'entro proprio niente. Questo l'abbiamo già premesso. Sia ben chiaro. Ma è chiarissimo.